Le notizie del TG Ora, 6 richieste di rinvio a giudizio per le irregolarità all'ASL di Benevento. I destinatari sono la deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo, il direttore sanitario Gelsomino Ventucci, il direttore generale Michele Rossi, Luigi Barone, ex capo della segretaria della segreteria della parlamentare, Giacomo Papa, anche lui collaboratore dell'esponente politico, e Michele Napolitano, sindaco di Airola. Le richieste di rinvio a giudizio sono del procuratore della Repubblica Giovanni Conso, del sostituto procuratore della Repubblica Nicoletta Giammarino. L'istanza sarà esaminata dal GUP Roberto Melone in un'udienza fissata per il prossimo 29 aprile. Nei confronti dei sei, con posizioni processuali diverse, vengono ipotizzati i reati di concorso in concussione, abuso d'ufficio e offerta di utilità per ottenere il voto elettorale. L'indagine fa riferimento a delibere e altri provvedimenti adottati dall'ASL nel periodo che va dal 2010 al 2013. È una vasta operazione antidroga dei carabinieri a Roma, nella provincia di Rieti, in Campania, in Sicilia, in esecuzione di una serie di ordinanze cautelari. I soggetti fermati, decine a quanto si è appreso, sono ritenuti tutti parte di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti su diverse piazze laziali, in particolare nel quadrante est della capitale, in provincia di Rieti. L'attività di indagine ha portato alla luce un legame tra alcuni pusher locali e un gruppo criminale con base a Torbella Monaca e vertici riconducibili a esponenti di spicco del clan camorristico dei Lo Russo. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, la droga partiva settimanalmente in grandi quantità dalla Campania e raggiungeva la capitale per poi essere smerciata in tutto il Lazio, in particolare nella parte bassa della provincia di Rieti. Terribile incidente sulla linea ferroviaria Formia-Napoli. Ieri alle 19.20 la circolazione è stata sospesa perché un ragazzo è stato investito sui binari nella tratta fra le stazioni di Casoria e Napoli ed è morto. I treni sono stati deviati via Cancello Aversa-Villa Literno con ritardi fino a 160 minuti, mentre alcuni convogli sono stati limitati o cancellati nel percorso di viaggio. Soltanto dopo le 23 la circolazione è stata riattivata, avviati gli accertamenti di diritto dell'autorità giudiziaria. E continua l'azione congiunta di vigilanza della Guardia di Finanza di Avellino e della locale Direzione Territoriale del Lavoro, finalizzata a contrastare i fenomeni di lavoro sommerso e della conseguente evasione fiscale, previdenziale e contributiva. Nello specifico, all'esito di un controllo effettuato nei confronti di una cooperativa agricola impegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, con sede operativa nella Valle Caudina ed operante tra i comuni di Rotondi e Cervinara, sono stati individuati 28 lavoratori in nero. Incidente nei pressi dell'uscita di Varcaturo sulla statale che porta alla tangenziale in direzione Napoli. Un camion con rimorchio si è schiantato contro il guardrail e l'auto articolato è di traverso finito sulla carreggiata. Sul posto le forze dell'ordine, 118, i vigili del fuoco per i soccorsi. Da quanto si è appreso, il conducente sarebbe stato colto da un lieve malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Per fortuna non ci sono stati feriti e la strada è rimasta bloccata per rimuovere il mezzo. Ci sono infatti volute diverse ore. Controlli contro il fenomeno della dispersione scolastica. 67 genitori denunciati perché non mandavano i figli a scuola. È accaduto a Napoli, nel quartiere di Scampia. I carabinieri della stazione quartiere 167 negli ultimi mesi hanno condotto minuziose indagini e accertamenti per verificare quanti bambini frequentano le lezioni nelle scuole di Scampia e quanti invece non hanno nemmeno idea di cosa significhi o non ritengono sia importante per la loro formazione e futuro. 67 genitori sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 731 del codice penale. E a proposito di scuola, è tutto pronto per l'atteso mega concorso per l'assunzione dei docenti nel triennio 2016-2018. Questione di giorni e i tre bandi verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I posti disponibili sono complessivamente 63.712, così suddivisi, 57.611 su posti comuni e 6.101 per il sostegno. Numeri già noti da diverso tempo, ma ora il MIUR ha fornito anche la ripartizione regionale. In Campania, malgrado lo scetticismo dei mesi scorsi, sono previsti 6.413 posti. La regione è seconda nella classifica dopo la Lombardia, che ne conta 11.176. E nuovo capitolo per il caso dei Girolamini, la storica biblioteca saccheggiata a Napoli. La Corte dei Conti di Roma ha respinto l'appello dell'ex direttore Marino Massimo De Caro, che è stato condannato in ultimo grado a risarcire la biblioteca del centro storico napoletano per 19,4 milioni di euro, insieme con l'ex conservatore padre Sandro Marsano. Il collegio presieduto da Nicola Leone ha confermato quindi la sentenza di primo grado. L'inchiesta è stata condotta dal sostituto procuratore Francesco Vitiello.
E chiudiamo con il meteo. Il rapido passaggio di una perturbazione sta portando in Campania un peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni e venti forti occidentali. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile regionale aveva emesso già ieri un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido fino a questa sera. In particolare il mare agitato sta comportando disagi per i trasporti marittimi nel Golfo di Napoli, dove viaggiano a singhiozzo soltanto i traghetti, mentre a Qualiano, in provincia di Napoli, una scuola è stata evacuata a causa del vento che ha sollevato parte della guaina che ricopre l'ultimo piano dell'Istituto Don Bosco. E con questa notizia è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News.